Ci siamo! Ecco qui che parte la nostra diretta del martedì. Con questo dolce sottofondo musicale. Attendo qualche minuto. Stasera sono molto contenta di aspettare, di attendere le connessioni. Bene, approfitto di questi momenti per ricordare gli appuntamenti settimanali nel locale a Senigallia e il venerdì, quindi questo venerdì, ci sarà alle ore 19 una riunione di adorazione, lode, preghiera, quindi siete i benvenuti, venerdì ore 19 e domenica ore 18 culto domenicale. Tutti i riferimenti, tutti i contatti li trovate nella pagina Facebook, se ci volete contattare, trovate anche il numero di cellulare, potete visionare tutto nella pagina Facebook, oltre che su Google, quindi ci trovate anche su Google Maps. Vi ricordo anche che tutti i video che vengono fatti il martedì, la domenica e tutti i video anche precedenti li trovate nel canale YouTube Chiesa Apostolica Senigallia, quindi lì trovate un bel po' di materiale molto 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 interessante riguardante la storia della Chiesa, ad esempio delle rubriche precedenti che ho fatto, la storia della Chiesa, protestante cattolico, grazie per come sei, e quindi lì trovate un bel po' di materiale che sicuramente è molto utile da riascoltare, ma anche condividere e poter essere uno spunto anche di riflessione con amici e conoscenti e parenti. Bene, io adesso mi appropinquerei verso la lettura del capitolo 7 di Prima ai Corinzi. Vi ricordo come sempre che stiamo affrontando la lettura e il commento delle epistole di San Paolo, che sono le epistole che rappresentano la maggior parte dei libri del Nuovo Testamento. Quindi la maggior parte dei libri del Nuovo Testamento sono state scritte scusate un attimo che ho un piccolo problema. Ok, mi sa che è risolto. Sono state scritte dall'Apostolo Paolo, quindi le lettere ai Romani, la lettera ai Corinzi, molto probabilmente anche la lettera agli Ebrei. Erano delle lettere che lui inviava alle chiese che fondava nelle varie parti del mondo allora conosciuto. Quindi lui, anche se non poteva essere fisicamente presente in quelle chiese, ma comunque si teneva aggiornato sull'andamento delle comunità e scriveva loro delle lettere per dare delle indicazioni sulla gestione della Chiesa. E adesso stiamo appunto leggendo e commentando la
prima lettera ai Corinzi e stasera leggeremo il capitolo 7. Vi invito come sempre a seguire la lettura e il commento con la Bibbia in mano, in modo tale che potete vedere proprio con i vostri occhi e seguire con i vostri occhi e con le vostre orecchie, la lettura e il commento, anche se avete delle domande, potete scriverle nei commenti. Bene, questo è un tema molto caldo della lettera, perché approfondisce dei temi che a volte sono un po' tabù, ma un po' sono quelle domande che si fanno tutti, alcuni hanno anche delle perplessità, hanno anche un po' di vergogna o peggio ancora, a volte neanche c'è la vergogna, quindi si fa molta confusione e purtroppo succedono anche delle cose molto spiacevoli che non dovrebbero succedere, soprattutto nell'ambiente cristiano. E qui si parla, l'Apostolo Paolo parla molto approfonditamente sul matrimonio. In particolare dà le indicazioni sul comportamento tra marito e moglie, e comportamento intimo soprattutto. E dà delle indicazioni molto specifiche sul divorzio, sull'adulterio, cosa che purtroppo viene trascurata, ultimamente viene molto trascurata anche da coloro che dovrebbero essere dei ministri di culto. Perché alcune cose dovrebbero essere proprio dei capisaldi, mentre purtroppo ultimamente vediamo che c'è troppo perbenismo e si accettano delle condizioni che non dovrebbero essere accettate. Prima Corinzi capitolo 7. Quanto poi alle cose di cui mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non toccare donna. Tuttavia, per il pericolo dell'incontinenza, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Quindi questo verso si commenta da sé. Il matrimonio è stato stabilito da Dio appunto perché ognuno abbia il proprio marito e la propria moglie per evitare di cadere in tentazione e in certi peccati di concupiscenza, ecco. Ma tutto ciò che riguarda comunque la sessualità è stata stabilita da Dio all'interno del matrimonio. Verso 3: il marito compia il suo dovere verso la moglie, ugualmente anche la moglie verso il marito. La moglie non è arbitra del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo, anche il marito non è arbitro del proprio corpo, ma lo è la moglie. Non astenetevi tra di voi se non di comune accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera e poi ritornate a stare insieme perché Satana non vi tenti. Questo però vi dico per concessione, non per comando. Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno ha il suo proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Quindi l'Apostolo Paolo non era sposato e lui suggerisce che se si riesce sarebbe meglio non sposarsi, ma capisce bene che non tutti hanno la sua elevatura spirituale, quindi non è un comando, ma era un suggerimento, ma ognuno può avere la propria moglie, il proprio marito,
E soprattutto quando si è sposati si deve adempiere il cosiddetto dovere coniugale, quindi anche se non erro proprio stabilito per legge, nel senso che una volta che ci si sposa non ci si può astenere dall'avere rapporti intimi con il proprio coniuge, privandolo quindi di quella sfera, ma ci si deve concedere a vicenda. Quindi una volta che ci si impegna con l'impegno del matrimonio, non ci si deve tirare indietro da quel punto di vista. Se lo si vuole fare, dice l'Apostolo Paolo, lo si deve fare di comune accordo, ma solo per un certo periodo, per dedicarsi alla preghiera o al digiuno, ma poi si deve ritornare insieme e si deve stare insieme anche nell'intimità. Quindi che di punto in bianco la moglie decide che non vuole più concedersi al marito, pur essendo sposata, o viceversa, questo è totalmente scritturale. Quindi vedete come la Bibbia è molto chiara anche su questo aspetto. Dal verso 8: ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io, ma se non sanno vivere in continenza, si sposino, è meglio sposarsi che ardere. Quindi, se uno è vedovo, o se uno è single, quindi non si è mai sposato, se riesce a stare in quella condizione, bene, ma se non si riesce, perché comunque si ha il desiderio di avere una persona accanto, è bene sposarsi. Quindi vedete, coloro che si possono sposare sono i single, quindi coloro che non sono mai stati sposati, e anche i vedovi, coloro che hanno perso il marito o la moglie, perché nel momento in cui viene a mancare il compagno o la compagna, ovviamente si è liberi, si è sciolti dal matrimonio. Dal verso 10: agli sposati poi ordino, non io ma il Signore, la moglie non si separi dal marito. E qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e il marito non ripudi la moglie. Quindi, qui veniamo al tema molto caldo, molto discusso, anzi, purtroppo, ultimamente non viene neanche più discusso perché si prendono delle decisioni che non si dovrebbero prendere scritturalmente parlando. Quindi, agli sposati, no? Quindi non sto dando più un suggerimento, ma è proprio un comando da parte del Signore: ordino, non io ma il Signore, la moglie non si separi dal marito, e qualora si separi, rimanga senza sposarsi o si riconcili con il marito, e il marito non ripudi la moglie. Quindi, se una moglie vuole separarsi, non si deve separare, ma se ci sono delle situazioni molto particolari, molto difficili, delle situazioni familiari complesse, per le quali non si può più vivere nella stessa casa con quell'uomo, bene, si può separare, può andare a vivere da sola. Ma non si deve risposare, deve rimanere da sola. E la stessa cosa vale per l'uomo. Se un uomo, per situazioni molto particolari, molto difficili, caratteriali, economiche, cioè situazioni che poi si vengono a creare nel contesto familiare, che sono insuperabili, bene, extrema ratio, ci si può separare, ma non ci si deve risposare, perché nel momento in cui ci si risposa si diventa adulteri, è adulterio pieno. Quindi,
La Bibbia è molto chiara su questo. Ma lui mi tratta, ma lui mi fa, mi dice. No, o rimani con quella persona e preghi per quella persona perché il Signore la cambi, cambi lei, cambi lui, qui è uguale sia per il marito che per la moglie. Oppure se proprio non riesci più a stare dentro quella casa con quella persona, bene, puoi separarti, ma non ti devi risposare, non ti puoi risposare finché quella persona è in vita e finché quella persona mantiene attivo il patto, quindi non cade nell'adulterio, il matrimonio è valido e quindi perché il fine è quello sempre di ritornare insieme. Il matrimonio è un patto per la vita, non è una cosa da prendere sotto gamba. Io non lo amo più, non sento più nulla, perché lui mi tratta male, allora no. Questo da parte di, biblicamente non è contemplato. In casi estremi, bene, ci si può separare, ma si deve rimanere da soli. Quindi, forse sarebbe opportuno pregare e no, non cominciamo a dire queste cose. Allora, ci sono casi particolari di violenza, leggo questo commento, ci sono casi particolari di violenza, eccetera, di chi rompe il patto. Il patto è rotto solo in due casi, morte e adulterio. Biblicamente il patto è rotto solo in due casi, morte e adulterio. Quello che abbiamo letto è questo, la moglie non si separi dal marito e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcili col marito. Quindi ti picchia, ti tratta male, non paga le bollette, è un mostro, è un orco, bene, ti puoi separare, vai a vivere da sola, vai a vivere da solo, ma non ti puoi risposare. Il patto non è rotto. Biblicamente parlando, il patto è rotto soltanto in due casi, morte o adulterio. In tutti gli altri casi caratteriali, non ci troviamo, mi tratta male, mi picchia, non ho più le farfalle nello stomaco, lui ha guardato un'altra, tutte le cose che sono cose buone, che sono nel senso giuste. Ma biblicamente non è contemplato. Ovviamente il Signore non ti costringe a stare con quella persona, perché si capisce che magari con quella persona che è diventata in quel modo non ci puoi stare, ma devi stare da solo, devi stare da sola. Pregare per quella persona e riconciliarsi con quella persona quando, se il Signore vorrà, come dire, se quella persona verrà a ravvedimento perché il fine deve essere sempre quello di riconciliarsi. Purtroppo ultimamente va di moda questa cosa, il patto è rotto perché lui mi ha trattato male. Ho sentito di persone che dopo aver avuto i figli hanno detto: io adesso voglio riprendermi la mia vita in mano. E io, perché ormai vabbè, si è capito che ero io, che ho detto va bene, allora ti metti a fare la dieta, ti metterai in forma, ti prendi la tua vita in mano, nel senso che curerai di più te stessa, è giusto, dopo le gravidanze è giusto che poi ti dedichi più a te stessa. Dopo qualche mese, magicamente, il marito è diventato il marito più terribile che c'era, il marito più violento che c'era, il marito che più la picchiava, il marito più crudele che c'era. E questa persona poi si è separata dal marito
ha cominciato a postare su Facebook messaggi contro la violenza sulle donne, non è giusto, e tutti gli amici, sì, è vero, la violenza sulle donne non è ammissibile, non è ammissibile, queste cose, queste persone vanno allontanate. E io mi chiedevo, ma questa persona che magicamente è diventata all'improvviso cattiva e violenta dopo pochi mesi che avevi detto che ti dovevi riprendere la tua vita in mano, era diventata nervosa e violenta con te perché tu volevi andare in chiesa, volevi andare a pregare il Signore? O perché volevi andare in discoteca a fare i festini con le amiche? E poi, dopo qualche mese, i post su Facebook sono cambiati e sono diventati con un altro lui, ed erano diventati lui e l'amore della mia vita. Lui sì che mi capisce, lui sì, lui mi tratta bene. Quindi vedete il percorso, vedete il peccato come prima viene concepito, poi viene elaborato e poi viene partorito. Perché fin dall'inizio già c'era stato quel pensiero: io devo riprendere la mia vita in mano. Poi comincio a vedere mio marito come un orco, poi magari io comincio a provocare mio marito. Lo comincio a istigare, magari il mio marito poi, essendo provocato, magari sbaglia e poi alla fine si arriva al culmine e ci si mette con un'altra persona e si giustifica la propria condizione dicendo che il marito era violento. E poi ci si fa vedere davanti a tutti come le vittime, come coloro che sono state maltrattate. Oh, poverino! E magari arriva il pastore di turno che anche approva la tua nuova unione e ti sposa con la benedizione del Signore. Quindi, stiamo molto attenti quando usiamo il nome del Signore e quando usiamo la Bibbia per giustificare le proprie concupiscenze e i propri peccati, perché la Bibbia accetta la separazione soltanto in caso di adulterio, non per tutte queste altre fantasie per le quali c'era sicuramente la separazione, la preghiera davanti a Dio con il fine di riconciliarsi al proprio marito davanti al quale, con il quale si è fatti un patto per la vita davanti a Dio. Quindi su questo bisogna stare molto attenti perché purtroppo ultimamente di tante pecorelle vittime si sono riempite le chiese e i pastori dovrebbero stare molto attenti a mettere in pratica la parola di Dio e non accettare le situazioni di peccato pur di riempire le proprie sedie del proprio locale. Quindi scusate se stasera sono molto pesante, ma la parola di Dio è chiara e purtroppo siamo negli ultimi tempi. Gesù aveva detto che negli ultimi tempi molto probabilmente la fede non ci sarebbe più stata, perché se dobbiamo predicare il Vangelo, dobbiamo predicare il Vangelo nella sua interezza e nella integrità. Se dobbiamo predicare un Vangelo annacquato, tanto Gesù ti ama, tanto Gesù ti perdona, tanto puoi fare tutto quello che vuoi, l'importante è che vieni, no, questo non è il Vangelo che predicava l'Apostolo Paolo e non è il Vangelo che vogliamo predicare anche noi. Anche
agli altri dico: io, non il Signore, se un nostro fratello ha la moglie non credente e questa consente a rimanere con lui, non la ripudi. È una donna che abbia il marito non credente, se questi consente a rimanere con lei, non lo ripudi. Perché il marito non credente viene reso santo dalla moglie credente e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre invece sono santi. Ma se il non credente vuole separarsi, si separi. In queste circostanze, il fratello o la sorella non sono soggetti a servitù. Dio vi ha chiamati alla pace. E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie? Quindi qui stia parlando di quei casi in cui c'è una coppia di sposati non credenti, uno dei due coniugi si converte al Signore. Qui il Signore sta dicendo: non perché tu ti sei convertito, adesso ti separi dal marito o dalla moglie non credente, anzi, con la tua buona testimonianza, adesso che hai conosciuto il Signore, con la tua buona testimonianza potrai conquistare con l'amore del Signore il tuo marito, la tua moglie non credente. Però ovviamente se una volta che questo non credente viene a conoscere la tua fede e non è e ti lascia e non vuole più avere a che fare con te, allora ovviamente se sei stato lasciato, se quella persona non vuole stare più con te, ovviamente devi accettare il fatto che sei stato lasciato. Ma ritorniamo al solito discorso: se il non credente ti lascia, tu puoi risposarti? Punto di domanda. Puoi risposarti soltanto se quel non credente rompe il patto andando a commettere adulterio con un'altra persona. Quindi ti lascia e si mette con un'altra persona. Allora in quel caso il marito, la moglie non credente ha rotto il patto e di conseguenza tu sei libero e puoi risposarti. Quindi torniamo sempre all'unica opzione per la quale ci si può risposare quando si è traditi, quando la persona, il coniuge, rompe il patto andando con un'altra persona. Verso 17, fuori di questi casi, ciascuno continui a vivere secondo la condizione che gli ha assegnato il Signore. Così come Dio l'ha chiamato, così dispongo in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso, non lo nasconda. È stato chiamato quando non era circonciso, non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla e la non circoncisione non conta nulla. Conta invece l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ciascuno rimanga nella condizione in cui era quando fu chiamato. Se è stato chiamato da schiavo, non ti preoccupare, ma anche se puoi diventare libero, approfitta piuttosto della tua condizione, perché lo schiavo che è stato chiamato dal Signore è un liberto affrancato del Signore. Similmente, chi è stato chiamato libero è schiavo di Cristo. Siete stati comprati a caro prezzo. Non fatevi schiavi degli uomini. Ciascuno fratelli rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Ora, anche qui, tanti credenti fanno anche un altro giochino per voler prendere in giro il Signore. Con il pretesto di questo verso, ciascuno rimanga davanti a Dio nella condizione quando Dio l'ha chiamato. Tanti sono, a volte succede, ho visto anche di questi casi, sono dei credenti, sono nel Signore, poi cominciano ad avere i dolori di pancia e si sviano. Si sviano, si allontanano dal Signore, cominciano ad andare a fare la loro vita
lontani, non vengono più in chiesa, non vanno più in chiesa, poi magari i parenti o i conoscenti, si è sviato, preghiamo, purtroppo il diavolo, l'ha preso preda, preghiamo per questa persona. Mentre sono fuori dalla chiesa, che si stanno facendo la loro vita, agganciano il tipo o la tipa che più gli piace per poter lasciare il marito, perché poverini si sono sviati, sono stati fatti preda dal diavolo, ormai purtroppo hanno questi problemi spirituali, lasciano il marito, si risposano. Magari in comune, quindi senza la benedizione, ovviamente, perché sono sviati, sono preda del diavolo, e si fanno la loro nuova famiglia con la persona che, con il giovane fresco boyfriend che magari piace di più del povero marito che ormai era scocciato, e poi dopo un po' di tempo si riavviano. Vengono invitati in chiesa dal fratello, dalla sorella. Lo recuperiamo, lo facciamo ritornare nel Signore, lo invitiamo con il nuovo marito, perché ma lui è una brava persona, lui si vede che ha il cuore per il Signore, questa persona che gli ha messo Dio accanto, gliel'ha messa proprio perché adesso ritornasse nel Signore. Quindi ritornano in chiesa con la loro nuova famigliola ed ecco qui che nuovamente arriva il nostro. Scusate, arriva il ministro di Dio che benedice questa nuova unione, questo nuovo matrimonio nel Signore perché la pecorella smarrita è ritornata all'ovile. Non possiamo prendere in giro il Signore, cioè ci si svia volontariamente per poter lasciare il marito per poter riprenderne uno che ci piace per poi ritornare al Signore per ricevere la benedizione col pretesto, perché c'è anche il verso biblico con il quale ci si può giustificare di questa cosa, che è quello che abbiamo appena letto, ciascuno rimanga nella condizione di quando Dio l'ha chiamato. Ah, c'è pure il verso biblico. Io ancora non avevo capito bene, io ancora non ero veramente ravveduto, ero sviato, ero. Poi hai visto, mi sono sviato perché poi mi sono preso, sono stato avviluppato dai demoni, da Satana e quindi in realtà io sono stato chiamato nel Signore con questa nuova persona. E questo l'uomo della mia vita, e questa la donna della mia vita, quindi devo rimanere nella condizione quando Dio mi ha chiamato e quindi adesso mi posso sposare. Alleluia, gloria a Gesù. E il Signore, io immagino che vede dall'alto tutto questo e non oso pensare e immaginare cosa pensa di queste povere formichine che vogliono prendere in giro l'Iddio onnipotente, il re del cielo e della terra. Bisogna ravvedersi, chiedere perdono a Dio e soprattutto la colpa più grande in queste situazioni, quando vengono avallate, quando vengono benedette, non oltre che delle persone, e soprattutto dei ministri che dovrebbero avere un'approfondita conoscenza della parola di Dio e riprendere, a costo anche a volte di prendersi anche delle calunnie, perché sicuramente quando si corregge non si è mai apprezzati, non si è mai ben voluti, ma se la parola di Dio dice questo, bisogna predicare questo e bisogna mettere in pratica questo e bisogna sempre condannare il peccato. Sicuramente c'è sempre speranza, Dio non ha il piacere di buttare all'inferno le persone, ma anche perché alla donna adultera Gesù disse va e non peccare più,
Quindi, se sei caduto, se sei caduta in un peccato del genere, sicuramente Dio ti dice va e non peccare più. Ci deve essere pentimento, ravvedimento e non giustificazione di quello che dei propri imbrogli spirituali che si è voluti fare davanti a Dio, ma bisogna chiedere perdono e dire Signore, abbi pietà di me. Quindi la speranza c'è sicuramente, ma bisogna pentirsi, chiedere perdono dei propri peccati. Come si fa a capire se ci si è pentiti dal proprio peccato? Basta pensare se tornassi indietro lo faresti più o lo faresti di nuovo? Se ti sei veramente pentito del tuo peccato, hai in cuore quel sentimento che se tornassi indietro non lo faresti più, perché sei veramente addolorato per quello che hai fatto. Dal verso 36, se però qualcuno ritiene di non regolarsi convenientemente nei riguardi della sua vergine, qualora essa sia oltre il fiore dell'età, conviene che accada così, faccia ciò che vuole, non pecca, si sposino pure. Chi invece è fermamente deciso in cuor suo, non avendo nessuna necessità, ma è arbitro della propria volontà e ha deliberato in cuor suo di conservare la sua vergine, farà bene. In conclusione, colui che sposa la sua vergine fa bene, chi non la sposa fa meglio. Qui sta parlando perché in quei tempi le ragazze, le figlie venivano date in marito con l'autorizzazione del padre, quindi non è che la ragazza si svegliava e si sposava, no, era il padre a concedere in matrimonio a un uomo la propria figlia. Quindi qui l'Apostolo Paolo dice se tu padre vuoi dare in matrimonio tua figlia, fai bene. Se non la dai, come dire, le eviti certe tribolazioni, perché poi comunque il matrimonio non è, come dire, solo sesso, droga e rock and roll, ma è un impegno per la vita che bisogna saper mantenere, saper custodire, saper curare, sia nelle cose positive, ma anche nelle difficoltà, nei problemi. E solo con l'aiuto del Signore lo si può coltivare. Verso 39, la moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito. Se il marito muore, è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane così, a mio parere è meglio. Credo infatti di avere anch'io lo Spirito di Dio. Qui sta dicendo, se il coniuge muore, il patto del matrimonio è sciolto, quindi ci si può risposare, ma ovviamente ci si deve sposare purché nel Signore, quindi con una persona credente, non puoi metterti più con un non credente. E il consiglio che l'Apostolo Paolo dà anche in questi casi, nel caso della morte, è meglio stare poi da soli. Bene, io so che questo argomento è stato molto molto pesante, dovrei mettere come nei film ogni riferimento a persone, cose, è puramente casuale, però la parola di Dio non bisogna onorarla, bisogna onorarla e non prenderci gioco di lui. Quindi bisogna tagliare rettamente la verità, a costo di non essere capiti, di essere disprezzati. Ma pensate che l'Apostolo Paolo, perché predicava la verità, veniva carcerato, veniva lapidato e quindi quanto più dobbiamo essere disposti anche a prendersi una piccola critica da qualche credentuccio o qualche pecorella cattivella. Bene, vabbè,
voglio pregare. Signore, ti ringrazio per questa serata. Fa che questo messaggio possa arrivare nei cuori di coloro che lo ascolteranno, che possa portare ravvedimento, e pentimento, perché tutto quello che viene detto non venga detto come per ai fini distruttivi, ma ai fini della edificazione. Ti voglio benedire a tutti coloro che hanno seguito, coloro che seguiranno nel nome di Gesù. Amen. Bene, vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona serata. Ciao!